Allora, io sono capitata in Myanmar nel 2009, lavoravo nel sud-est asiatico, per cui mi sono trovata appunto in Birmania, e nel 2009 la Birmania era ancora più chiusa, per cui era molto difficile uscire dalle grandi città o dai percorsi turistici prestabiliti, per cui ho sentito questa esigenza di scoprire un paese che mi interessava moltissimo, per cui di capire come viveva la gente, la cultura locale. E quindi ho preso questo camion che trasportava sacchi di riso, mi sono nascosta e abbiamo percorso chilometri di campagna e di aree rurali fino ad arrivare in questo villaggio Chao Miao, lungo il fiume Irrawaddy, che è il fiume principale del Myanmar. E diciamo che la mia sorpresa è stata molto grande quando sono arrivata lì, perché insomma, in un villaggio così rurale, piccolo, di capanne di bambù, senza elettricità né acqua corrente, trovare una così ampia e cosciente comunità LGBT è stata una grande sorpresa. Anche loro sono stati molto sorpresi di trovare me, perché erano 25 anni che non vedevano uno straniero, per cui insomma, ho conosciuto il capo della comunità, che è Miu Niu, che è l'attivista, uno dei personaggi del film. Sono stata con lui un po' di giorni e ho scoperto che appunto lui era uno sciamano, oltre che un attivista politico, che faceva appunto questi rituali sciamanici legati alla cultura Nat. E siamo diventati amici, sono stata appunto un po' di giorni e poi sono tornata in Italia. Ho continuato a pensare a questo soggetto. Nel frattempo sono cresciuta anche come filmmaker, ai tempi non facevo film. E dopo Strip Life, che è il mio film precedente che ho fatto con Andrea Nicola, Alberto e Luca, altri due registi, nel 2014 ho deciso di tornare in Birmania per ridedicarmi a questo soggetto, e ho chiesto ad Andrea Nicola di venire con me. Loro sono stati coraggiosi abbastanza per seguirmi, perché appunto non sapevamo bene cosa avremmo trovato né esattamente dove fosse il villaggio, ma quando siamo arrivati abbiamo appunto ritrovato il villaggio, ritrovato Miu Niu e cominciato un sopralluogo e anche a girare. Lui ci ha detto che voleva organizzare questo matrimonio tra due uomini, che ci è sembrato un atto di estremo coraggio in un paese come il Myanmar, dove l'omosessualità è punita con 10 anni di carcere, per cui abbiamo pensato che fosse un gesto che insomma meritasse di essere raccontato in un film, e per questo poi siamo tornati apposta per girare il matrimonio. Allora, l'accettazione dell'omosessualità in Birmania è una tematica piuttosto complessa. Prima di tutto, secondo me, bisogna dire che in Myanmar, un paese molto vasto, con almeno 7-8 etnie che convivono in diverse zone geografiche, quindi diciamo così, molto al di là della legge, che è quella statale del Myanmar, che è quella che ha detto Valeria prima, per cui l'omosessualità è punita con 10 anni di carcere, esistono poi delle regioni dove invece le cose vanno un po' diversamente. Una di queste è dove siamo stati noi. Dove siamo stati noi, innanzitutto, esisteva un culto spirituale antecedente al buddismo, che è il culto dei Nat, che è un culto che venera gli spiriti, è un culto animista, e secondo questo culto i sacerdoti venivano scelti tra persone che avevano già un'identità sessuale ambigua, come del resto capita anche in altri tipi di popolazione che praticano l'animismo. Quindi una persona con l'identità sessuale non chiaramente definita veniva giudicato più idoneo per entrare in contatto con il mondo dell'ultraterreno, col mondo degli spiriti. Questa è una delle prime ragioni, secondo me, per cui l'omosessualità comunque nel villaggio di Chao Miao viene accettata, diciamo la ragione più antropologica. La ragione, diciamo così, più attuale è che Miu Niu, uno dei personaggi principali del nostro film, che è attivista politico, sciamano di questo culto dei Nat e attivista per i diritti gay, ha svolto all'interno della comunità negli ultimi 15-20 anni un grosso lavoro per l'accettazione degli omosessuali. E quindi direi che una parte fondamentale l'ha avuta proprio questa azione di Miu Niu, che ha cominciato a rivendicare un tot diritti, ha ricominciato comunque a rivendicare che i gay potevano lavorare lì, soprattutto molti lavorano come beautician, come truccatori per i matrimoni, come in quel tipo di settore. E per il tipo di buddismo che viene praticato in quell'area, anche praticare il culto dei Nat non è un problema, nel senso che
le ali, diciamo così, più open mind del buddismo sostengono che per far arrivare una persona alla venerazione del Buddha, alla buddhità, non è detto che debba arrivarci per forza attraverso i precetti del buddismo, e accetta il fatto che l'avvicinamento alla spiritualità possa avvenire attraverso punti più antichi. Ci hanno detto che in altre parti della Birmania non funziona così e che altre aree del buddismo invece sono più rigorose e quindi non riconoscono il culto Reinhardt. Nella zona che abbiamo visto noi invece il culto Reinhardt e il buddismo, diciamo così, coesistono. Trovi delle pagode buddiste in cui trovi anche il tempietto in cui vengono venerati i Nath, quindi c'è questo, diciamo così, possiamo chiamare un po' sincretismo religioso, no? Per quanto riguarda la repressione, un paese così grande e complesso come il Myanmar, non bisogna aspettarsi una repressione costante, capillare. La repressione è più un qualcosa che aleggia. Materialmente non vedi scene come magari abbiamo visto in altre parti del mondo dove siamo stati a girare documentari, dove la repressione anche a livello militare, a livello fisico, è una roba molto palpabile e molto presente. È più una cosa che aleggia tra le persone in forma di paura, in forma di timore, e infatti nel film viene espresso spesso da parte della persona che si deve sposare questo timore, comunque, che la polizia e i militari possano fare azioni che minino poi la riuscita del matrimonio, addirittura temendo l'arresto e altre cose. Nel 2014 siamo stati per la prima volta a fare un sopralluogo e siamo usciti appunto dalle rotte turistiche classiche della Birmania e siamo arrivati a Chiang Mai. A Chiang Mai ci siamo scontrati subito dal primo giorno in cui siamo arrivati con la burocrazia e con la legge birmana che non permette a un turista di vivere in un paesino al di fuori appunto delle rotte turistiche. La stessa sera, mentre eravamo a cena, mentre avevamo rincontrato gli amici di Valeria, che poi chiaramente sono diventati anche i nostri amici, sono arrivati i militari e ci hanno letteralmente prelevato e caricato su un piccolo trattore con un rimorchio per portarci appunto nel villaggio più vicino, nel paese più vicino, che avesse il permesso di ospitare stranieri. Quindi il primo mese di sopralluogo è stato caratterizzato da questo fatto che noi ogni giorno, dato dal fatto che non potevamo dormire nel villaggio, dovevamo farci circa 60 km in motorino. Nel secondo viaggio ci siamo attrezzati un po' prima, siamo arrivati in Birmania un mese prima dell'inizio riprese, proprio per poter far fronte a questo problema, e abbiamo frequentato tutte le caserme delle grandi città fino alle piccole città per cercare di avere il permesso per dormire appunto e poter vivere insieme ai nostri personaggi, ai nostri amici. Abbiamo dovuto veramente parlare con gli alti ranghi dell'esercito, abbiamo dovuto anche, se vogliamo, in parte provare, ci avevano consigliato dei birmani della produzione locale, provare a fare un regalo, come si dice in Birmania, ma questo non è bastato. Al che abbiamo dovuto iniziare a raccontare che eravamo dei ricercatori dell'Università di Bologna, che eravamo molto interessati alle tradizioni e alla ricchezza della tradizione birmana. Solo in questo modo siamo riusciti a ottenere un primo permesso per poter dormire appunto e stare nel villaggio. Ma questo non andava bene al capo locale dell'immigrazione, che ci ha cercato letteralmente di metterci i bastoni tra le ruote per tutta la durata delle riprese. Tant'è che una sera ha visto scaduto, ci ha caricato, ci ha spedito nel paese più vicino alle 10 di sera con un motorino in tre nel buio, perché non avevamo più il permesso per poter rimanere lì. È stato veramente difficile, siamo dovuti andare a Bangkok a farci rinnovare il visto e tornare con il visto rinnovato, e quindi sulla carta non eravamo più attaccabili. Quindi è stata un'avventura, oltre appunto all'avventura di fare il film, l'avventura, lo scontrarsi con la burocrazia, con leggi birmane, è stato poi, se vogliamo, una delle imprese più dure di questo film. Il fatto reale per cui uno straniero non possa vivere in questi villaggi dove veramente viene a contatto con quella che è la vera Birmania, con la realtà birmana delle aree rurali, secondo me è proprio perché non vogliono che ti mischi con la gente, con i posti in cui, se vogliamo, c'è anche un'organizzazione politica contro appunto questa giunta militare che da 50 anni governa il paese. Quindi non vogliono che ti mischi, che vedi la realtà del paese, che vedi la gente che si organizza, che cerca appunto di resistere contro appunto questa giunta militare, questa lobby militare che governa il paese da 50 anni.
Siamo ancora chiaramente in contatto con i protagonisti del film e dopo le elezioni dell'8 novembre sono molto contenti del risultato delle elezioni che hanno portato appunto alla vincita schiacciante dell'NLD, per cui sicuramente sì, cioè ci saranno dei cambiamenti in Myanmar e uno dei punti della campagna politica di Aung San Suu Kyi e dell'NLD era appunto in difesa dei diritti LGBT, per cui come prima cosa immagino che toglieranno la 377, che è la legge contro che punisce appunto 10 anni di carcere l'omosessualità. E chiaramente vabbè, al momento dopo 50 anni di dittatura militare fondamentalmente ci sono tantissime cose da fare in Myanmar, per cui il potere passerà all'NLD, dicono febbraio-marzo, però le speranze sono molto alte e sono tutti molto contenti. È stato il momento storico più importante in Myanmar negli ultimi 50 anni, per cui sicuramente Myu Nyu, che è il leader dell'area di Shwebo, è il rappresentante dell'NLD nell'area di Shwebo, diventerà probabilmente il rappresentante locale, per cui in quell'area probabilmente tutte le scelte saranno in mano a lui, per cui sicuramente ci saranno dei cambiamenti. Comunque le speranze sono alte e speriamo in un futuro migliore. Pensiamo che questa storia sia una storia universale, la storia di come la scelta di una comunità possa influenzare concretamente e realmente poi la vita di tutta una zona, di un'area. Per questo abbiamo subito pensato che è una storia che poteva essere estesa al di fuori appunto della Birmania. È una storia che volendo può essere universale in tutti i paesi, la storia di una lotta per un progresso, di una lotta concreta. Per i due ragazzi che si sposavano era l'affermazione del loro amore, per Myu Nyu e il maestro era l'affermare il diritto umano di essere considerati, di essere appunto gay, omosessuali, e quindi abbiamo pensato di creare appunto una comunità intorno al film con il crowdfunding, creare una comunità di gruppi, associazioni, singoli, tutti quelli a cui interessano questa lotta per i diritti umani, e potete trovare su Indiegogo, la piattaforma Indiegogo, la pagina del nostro sito Yarawadi One Amour, dove potete far parte appunto della comunità. Mediante appunto questa forma di azionariato popolare potete supportare il film con donazioni, fino a donazioni che permettano appunto di avere il film, se siete un gruppo, un'associazione, di avere noi registi in sala appunto per portare avanti il dibattito legato al film. Quindi su Indiegogo, Yarawadi One Amour. Due parole che possono riassumere il film sono coraggio e presa di coscienza. Per me sono comunità e amore. Io direi spiritualità e fiumi Irrawaddy. Allora, il film è Rino, la mia ascia di guerra. Ho cominciato a girare questo film nel 1995 senza sapere di star facendo un film. Semplicemente Rino, che era questo partigiano che conoscevo, mi ha chiesto di prendere una telecamera in mano e cominciare a raccogliere le testimonianze della sua storia di partigiano. Ora, nel 1995 era un periodo in cui molti registi in Italia si confrontavano con il tema della resistenza. Perché? Perché era l'ultima possibilità di cogliere una generazione nella sua testimonianza orale. E quindi molti registi, tra cui Davide Ferrario, Guido Chiesa, avevano sviluppato comunque una serie di documentari, una serie di film, proprio con l'intento di raccogliere tutte queste testimonianze. A distanza di 20 anni, io poi ho ripreso in mano questo film 2 anni fa, quando Rino ha contratto il morbo di Alzheimer, per cui quando improvvisamente non aveva più memoria. E quindi mi sono chiesto come faccio a raccontare un film sulla memoria con una persona che una memoria non ce l'ha più. E traslando il problema, come si racconta resistenza oggi, in un momento in cui la generazione che può raccontarci questa storia in maniera diretta non c'è più? La risposta che ho trovato io è stata quella di fare un film in cui la storia di Dino era inserita in un contesto che era la nostra relazione.
Per cui sono partito da quel dato lì, raccontando la nostra storia di amicizia, la nostra storia di affetto che avevamo l'uno per l'altro, sono poi riuscito comunque a parlare della resistenza. E secondo me, per esempio, mi era venuto questo spunto perché ho incontrato questo scrittore che stava scrivendo un libro sui sentieri partigiani, e lui aveva avuto l'idea, invece di partire dalla resistenza, di partire con una serie di diciamo così, percorsi in montagna finalizzati proprio alla camminata, al panorama, al tipo di camminata che potevi fare, e dentro questa cornice raccontava quello che era successo durante la resistenza su quei determinati sentieri. Questo a me è sembrato un modo molto potente, perché prima di tutto permetteva di raggiungere un audience molto più alto, perché questo libro lo poteva acquistare anche persone che avevano il gusto della montagna e attraverso quello comunque riuscire a conoscere la storia partigiana. Secondo me, quando perdiamo la possibilità di contattare direttamente chi ha vissuto da protagonista e che può raccontare in maniera orale quell'esperienza, bisogna inventarsi delle maniere espressive, delle maniere, meglio, poi praticando il cinema, chiaramente cercando di portare questa memoria in un fatto artistico, in una dinamica espressiva. Quel libro mi è servito da spunto, e quando ho deciso di fare il film su Rino ho deciso di unire la mia storia alla sua, proprio perché anche la mia storia, essendo anche più attuale, potrebbe essere condivisa anche di più dalle generazioni che vengono, e attraverso questo poi sono riuscito a raccontare la sua storia di partigiano.